è un set hollywoodiano, quindi non so nulla di che cosa farai, siamo nelle tue mani. Non metterci, no, in pausa. Non si vede con questa inquadratura, però insomma. Vabbè, allora faremo poi un contributo speciale per i nostri social con l'inquadratura giusta. Dopo sì. Come te lo stai vivendo questa clausura e questo evento? Bene. E c'è anche chi se lo vive bene poi dopo tutto. Guarda, io ti dico sì, perché in qualche modo, a parte che io sono 20 giorni che sto qua dentro, okay, più o meno, perché era stato un concerto, era stato in un concerto un po' così pieno di gente in Lombardia, e appena cominciato a diventare un attimo più pericolosa la cosa, ho deciso di chiudermi, quindi no, io sto bene qua, anzi mi sento meglio forse. Quanto ci vorresti rimanere in questa situazione? Non lo so, il problema ormai è tornare indietro, forse, cioè. Quando non ci ricorda, non ci verrà più spontaneo stringere la mano a qualcuno. No, ma io non ho inibizione nei contatti, è proprio la comodità di stare a casa. Sì, questo non è male. Però me la vivo bene. Te come te la vivi? No, io divento pazza a stare in casa in questi giorni, quindi ho pensato di comprarmi un cane per quando ci vieteranno di andare al parco come singoli, per avere la scusa per portarlo a fare pipì al parco. E no, io me la vivo malissimo, però non siamo qui per parlare di me, e quindi ascoltiamo il tuo set. Aspetta, c'è Riccardo che ti vuole chiedere una cosa. Ciao, oggi chiudi una maratona incredibile che è durata quasi 18 ore, ha partecipato veramente chiunque, siamo onorati che la possa chiudere te, siamo felici, hai gli ultimi 4 minuti prima che Google ci levi la linea. Pensa che ci hanno detto, sai come sono questi ingegneri? Se sforiamo il tempo cancellano tutto il video di oggi. Quindi dobbiamo stare esattamente in quel tempo lì, quindi è una cosa terrificante. È una cosa tremenda questa, sono, che ci azzerano, fanno delete e buttano il video. Quindi sono cattivissimi. Dobbiamo chiudere assolutamente con te. E tra l'altro ti dico che tra i tanti meme che girano, perché in questo momento difficile viene fuori anche tanta ironia, è lo sai che la ammuchina 500 se ne prendi due diventa 1000? No, anche se ti ovviamente citando una tua canzone forse l'avrei vista in giro. Chiudiamo con te. Vai Edo, grazie mille. C'è una canzone? Sì. Sì, tutto quello che vuoi, se ci chiude Google. Una canzone romantica. Romantica, sì, romantica. Una sigla triste, una sigla malinconica, dai. Mia madre che mi chiede se sto male, ma non è come quando io ti sento nominare. Mia madre che mi chiede cosa ho, ma questa è la risposta, due punti non lo so. Cascate dove cascano le stelle, costellazioni intere, ma in fondo io sto bene. Ma perché tu non sei fuori d'ogni porta? Io apro per uscire, io questo non lo so. Grazie.
grazie mille. Do noi dobbiamo chiudere o ci abbiamo ancora un pochettino di tempo? Google ci autodistruggerà. Ci autodistruggerà. Abbiamo fatto credo la diretta più lunga della storia d'Italia, 18 ore. No, questo è bello. Poi il fatto che ci sia una raccolta fondi di mezzo in questo periodo, devo dire che fa comodo. Esatto. Ragazzi, siete stati fantastici. Io mi sento come il tenore di Sanremo, quello che ha cantato per ultimo. Esatto. Ecco, ultimo, ma non per importanza, come si dice. Sto bene, spero che voi stiate bene. Non uscite di casa tanto, no, perché non ha senso. Speriamo che di non averne ancora per tanto con questa cosa, così Cecilia non si deve comprare un cane. Che non lo vuole, non so uscire di casa. Cioè, non lo fate per l'anziano, ma almeno fatelo per questo povero cane che poi vive Cecilia. Grazie Edo, grazie mille. Grazie, buonanotte. E ciao Cecilia, ciao Riccardo. Ciao. Buonanotte, ciao Google.